Salve a tutti ragazzi e bentornati a Scary Games. Il caldo è sempre più micidiale, ma nonostante tutto, voglio continuare a parlare di videogames horror. E oggi per voi ho un titolo davvero d'eccezione, qualcosa di gagliardissimo e potentissimo, che rivoluzionò il mondo arcade, perché portò, appunto, nelle sale giochi, tanta violenza, viscerale, splatterosa e soprattutto tanto sangue. Che gioco ragazzi! Ma meraviglio di voi, meraviglio, il mitico Splatterhouse. Splatterhouse è un titolo della Namco del 1988. Un titolo d'eccezione, amato dal pubblico, soprattutto quello del sollevante. Ma soprattutto un gioco action a scorrimento, quindi quasi un picchiaduro realmente a scorrimento, che ci metterà nei panni di un uomo che deve ovviamente ritrovare la sua donna, ma in un mondo molto malsano, malatissimo, cattivo, cruento, un vero e proprio horror action come non si era visto prima nel mondo videoludico. Un titolo davvero spettacolare. Però, piccola breve trama per spiegarvi un po' di cosa sto parlando. È la storia di Rick e Jennifer, due studenti di parapsicologia che si stanno recando nella dimora del dottor West, scomparso da qualche tempo, per scoprire cosa sta accadendo dietro questo personaggio così famoso nello stesso ambito. Durante il percorso, un enorme acquazzone colpisce i due e di conseguenza inizieranno una corsa verso appunto la dimora per ripararsi da questo temporale, ma qualcosa va veramente storto. Appena entrati nella grande magione, un'entità porterà via Jennifer e tramortirà il povero Rick, lasciandolo lì sul suolo dell'atrio. Risvegliandosi dal trauma, Rick porterà con sé diverse cicatrici, tra cui una indelebile, una maschera fissa nel suo volto, una maschera da hockey che con sé porta poteri demoniaci. Poteri che serviranno a lui per ritrovare la povera Jennifer in questa terribile e surreale dimora. Diciamo, la trama semplice ma molto incisiva per essere un action horror. Un action davvero ben fatto. Il gioco si presenta a pubblico come appunto un gioco di, diciamo, chiamiamolo picchiatura, scorrimento bidirezionale. E in due dimensioni ovviamente, ma soprattutto interessante per quanto riguarda l'aspetto visivo, perché comunque porta nelle sale giochi un impatto grafico davvero molto notevole. Sprite enormi, ottime animazioni, luoghi lugubri, soprattutto ambientazioni interne ed esterne veramente ben realizzate, ma soprattutto tanto splatter e tantissimo sangue, cose davvero pesanti, diciamo, per le sale giochi dell'epoca, ma soprattutto un grosso impatto visivo che non era per tutti. Ben 7 erano i livelli di gioco, ovviamente ambienti esterni e interni, mostri di qualsiasi dimensione, appunto statura, e soprattutto boss fight davvero interessanti, complicate e non. Ma è interessante anche come affrontavo tutto questo. Abbiamo appunto armi da taglio, fucile a pompa, assi di legno e ovviamente il pugno, le massaroccone del personaggio, che era, diciamo, la nostra arma base, ma comunque sia era sempre funzionale. E noi, oltre a scazzottare qua, ammazzare destra e sinistra, dovevamo anche evitare trappole, quindi saltando e muovendosi di destra e sinistra appunto nello schermo, per evitare appunto ulteriori problematiche di sorta, visto che tanto il gioco era facile. No, insomma, era abbastanza complesso. Pur essendo abbastanza variabile la difficoltà, il gioco impegnava non poco e comunque, fortuna vuole, non andava mai in frustrazione, perché era talmente bello da vedersi che comunque invogliava il videogiocatore a proseguire. Appunto, come ho detto, graficamente è un gioco divino, molto bello, all'avanguardia per il periodo. Ma soprattutto era anche bello vedere l'atmosfera. È bella sentire l'atmosfera che si ispirava durante il gioco, pur essendo un gioco d'azione. E poi, ecco, una cosa che era interessantissima, anche l'accompagnamento sonoro, che praticamente venne realizzato da Milli Eiko, che era una composer che si ispirò addirittura per questo gioco a un film
fantastico italiano di Lucio Fulci, ovvero quella villa accanto al cimitero. Quindi c'è anche un po' di ambiente italiano in tutto questo, il che fa piacere comunque. Però ripeto, il gioco, oltre allo visivo, anche allo auditivo, era perfetto. Insomma, un gioco veramente che coinvolgeva a 360 gradi. Il bello è che il gioco con sé porta tantissime citazioni, a parte dal personaggio. Sì, perché il nostro personaggio principale, Rick, sembra essere proprio preso da Venerdì 13. Infatti sono tantissime a Jason Voorhees, molto molto somigliante, a parte dalla maschera. Anche atteggiamento un po' grosso, un po' goffo, lì per lì. Insomma, è molto molto ispirato. Ma non solo, perché il gioco di per sé mostra diverse caratteristiche e omaggi anche altre pellicole come Poltergeist, Creepshow. Insomma, si nota questo appeal color anni 80. Infatti questo gioco è quasi un omaggio al periodo florido dell'horror che fu. Quindi vederlo in un gameplay ottimale, in un gioco bello visivamente, anche a livello auditivo, arricchisce. Il che, ecco, Splatterhouse da molti è considerato il miglior arcade horror di sempre. Gioco che però, appunto, perché era molto horror, molto violento, venne anche parecchio tagliato e censurato, perché comunque era molto molto esplicito, soprattutto nella versione quella americana, che lo sai, gli americani sono un po' più resti su certe cose, soprattutto a partire, ecco, dalla maschera, perché la maschera di, tra virgolette, che è simile a quella di Jason, venne totalmente eliminata nella versione americana, cambiata con una maschera tipo rossa a forma di teschio, che poi però nel tempo venne delineata con forma definitiva, perché inizio penso sia stato un problema di diritti, insomma, una detriba di diritti. E poi alcuni boss vennero cambiati, tra cui quello, se non erro, del quarto livello, che era a forma di croce rovesciata con delle teste fluttuanti. Venne proprio totalmente eliminato nella esposizione appunto casalinghe. E soprattutto nella versione arcade americana, mentre in giapponese è rimasta tale e quale. Scelte discutibili, ma scelte forse anche un po' a sfondo religioso. Insomma, diatribe classiche del periodo per argomentazioni un po' troppo esplicite, visto che comunque il mio gioco era anche visto prevalentemente per il divertimento dei bambini e dei ragazzi adolescenti, quindi forse un'immagine troppo diretta poteva essere un po' scioccante, e quindi venne delineata così questa cosa, questa situazione. Nonostante tutto, però, il gioco è bello in tutte le versioni. Però se dovessi dirvela così, come si la cosa della situazione, cercate la versione quella giapponese, perché almeno si dovete vedere completamente al 100%, o in versione arcade. A livello di trasposizioni casalinghe, per l'appunto, Splatterhouse viene convertito per una console fantastica, ovvero il PC Engine di NEC. Questa, con fatto vedere all'inizio, è la card del gioco. Non so se si vede bene, che è un po' sfogatello. Insomma, questa card fece vendere non so quante macchine alla NEC, perché comunque era una killer application, un'esclusiva davvero spettacolare che invogliò gli acquirenti ad averlo a casa, insomma, ecco. E venne convertito egregiamente, perché è una conversione spettacolare. Cioè, mantiene inalterate tutte le ritmiche dell'arcade. Veramente, la giovinità è perfetta. Poi venne fatto però nel tempo anche per un'altra console più potente, che era l'FM Town Marty. L'FM Towns è appunto una conversione, ovviamente era arcade, puro. Ovviamente come il coin-op, però, è uno spettacolo. Però è molto onerosa da recuperare, anche perché la console, come il PC Engine, sono macchine praticamente nipponiche che non ebbero una localizzazione europea, e quindi è tutto un discorso di import, quindi se fanno pagà che vuoi che fa. Però ragazzi, se siete amanti dell'horror e non conoscete Splatterhouse, approfondite la cosa, anche che il gioco vanta di altri due seguiti interessantissimi e un reboot che è fresco fresco di qualche anno fa per console appunto PS3 e Xbox 360. Quindi ragazzi, un gioco che se siete amanti dell'horror va giocato a tutti i costi, fidatevi, perché è veramente spettacolare. Detto ciò ragazzi, vi rimando alla prossima puntata di Scary Games, che sarà post vacanze. Sì, tornerò a settembre con questa rubrica, altri giochi in cantiere spettacolari, quindi horror puro anche nella parte videoludica. Ragazzi, ci vediamo e state sintonizzati. Ok, alla prossima.